piante che ti servono. Bene, bene. Dopo che le avrò aggiunte all'elisir, finalmente potrai bere. Così facendo, avrai accesso alla saggezza del padre di tutti. Percorrerai il sentiero di Odino e vivrai come egli visse a suo tempo. Preparati a un viaggio in un'altra era, in un'altra realtà. L'elisir è pronto. Avrai il sapore del supplizio, ma ti aprirà la mente alle immagini e ai suoni dei nuovi mondi. Profezie delle norme sono chiare come il giorno. Gli Aesir sono condannati. Tutta Asgard è condannata. Ripetete l'ultima parte. I fratelli combatteranno e si uccideranno l'un l'altro. La dimora degli dei si farà rossa di sangue. Sarà l'era delle tempeste. L'era dei lupi. Non questa. Più avanti. Ditemi del lupo. Della grande bestia. Il lupo Fenrir ululerà orribilmente di fronte ai cancelli di Hel. La bestia si libererà e correrà via. E su di me? Che cosa dice? Allora giungerà la seconda tragedia. Quando l'api darà battaglia al lupo e Fenrir lo ucciderà. E Fenrir lo ucciderà. È così, vedete? Avete predetto la mia morte. Il vostro Havi cadrà. Noi diciamo ciò che vediamo. Conosciamo il tuo fato, il tuo destino. Hai sentito abbastanza, oh sapiente? Voi tre dipanate i nostri destini come fili di stoffa, ma i fili possono sempre impigliarsi e venire afferrati. Non tutto può essere predetto. Ma i fili sciolti possono essere intrecciati o dipanati ancora. Alla fine la trama rimarrà la stessa. Questo filo non sarà reciso né legato. Io sono il supremo, signore dell'estasi, nemico del lupo. Io sono eterno. Parole arcane non fanno altro che confondermi. Giunge una tempesta, non tra le nubi, ma in terra. La battaglia finale è vicina. È dunque l'inizio del Ragnarok. Allora, andati ad Asgard. Sembra un requisito più simile a quello di...
Thorvald Rattler. Dobbiamo elaborare una strategia per affrontare questi invasori, Thor. Non sfuggirai alla morte a suon di martellate. Chi fracassò il cranio di Tridir, il re degli Yotun? Chi sconfisse Gaelod, il colosso, con una sfera fiammante lì? Sì, 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 e furono tutte imprese magnifiche. Per le palle di Buri, siamo asgardiani! Non siamo codardi come elfi! Noi combattiamo! Stiamo combattendo per le nostre case e la nostra gente, ma alcune questioni non si risolvono a martellate. Dimmene una! Havi, offrici una soluzione. Di che si tratta? È un'altra invasione. Guerrieri di Jotunheim stanno attaccando da tutti i fronti. Mentre noi con mani tremanti ci grattiamo il teretano! Ti sbagli, Thor. Molti Aesir sono stati inviati ai quattro angoli di Asgard. Spetta a noi quattro difendere la grande sala. Havi, concedimi una schiera dei tuoi guerrieri e li condurrò a Jotunheim. Non possiamo privarci di tali forze. Gli Einarir devono rimanere a proteggere la città. Io li schiererei qui, a protezione della grande sala. L'invasione è troppo estesa, non dobbiamo disperderci. Tutte chiacchiere inutili. Battaglia o morte! Silenzio, tutti quanti. Attaccheremo i nemici prima che attraversino il Bifrost. Ben detto, Dio dei Corvi. Indicaci chi combatterà al tuo fianco. Solo guerriero. Tu, Thor, signore del tuono. Insieme falceremo i nemici e ne abbatteremo lo spirito. Raduna chiunque possa brandire un'ascia o un martello. Chi va a caccia di Jotun! Voi invece proteggerete la grande sala. Gli Jotun ci sono altre creature. Draghi, troll, lupi. Che cosa ti turba, Havi? L'intuizione della tua veggenza. Altri invasori! Si stanno radunando al ponte del Bifrost! Dov'è Loki? Perché non ha protetto la porta? Avverti gli altri. La battaglia ha inizio. Ehi, Narjar! La vostra morte vi ha condotti a questa battaglia! Per Havi! Per Asgard! Freccia di Jotunheim! Questa è la vostra fine! Seguitemi! Questa battaglia è un dono per me! Ehi, Narjar! Offrite a Havi le vostre lame! Annegheremo i nostri nemici nel sangue! Lontanissimo, però, sono. Poi arrivano. Perdale qui.
difesa! Chi avrebbe dovuto sorvegliare questo portale? Eppure era aperto. Pietà, ti prego, non ti ho fatto alcun male. Cos'è stato? Nemmeno del vento, io. Aspetta, no, ti stai sbagliando. Non sono negli occhi. Sono solo di passaggio tra una terra e l'altra. E diresti lo stesso se avessero vinto io? Sì. Certo che sì! Mi stai dando del bugiardo! Ah! Ho trovato nascosto fra le ombre. Voleva evitare la battaglia. Gli strappo qualche dente per farlo parlare? Poi gli cavo un occhio. Dovevi sorvegliare il portale, Loki. E cosa è successo? Il portale si è aperto e questi soldati hanno fatto irruzione. Ho dato subito l'allarme. Ho catturato questo contadino smidollato. Il tuo nome, straniero? In molti mi chiamano il costruttore. Ha chiesto il tuo nome, non la tua professione. Se mai ho avuto un altro nome, non ne ho memoria. Mi chiamano il costruttore da quando costruisco cose. Cosa volevo fare? Adesso qui. Che cosa ti porta ad Asgard? Il mio orgoglio ferito, lo ammetto. Gli Jotun non hanno apprezzato le mie raffinate abilità. Credi che noi, qui ad Asgard, lo faremo? Sbagliavo a pensare che la vostra gente possedesse una saggezza tale da cogliere questa rara opportunità.
Parli. Se dicevi un destriero in dono, lo cavalchi. A questo metterei il dubbio. Dimmi, costruttore, sei un destriero in dono o sei una maledizione? Nessuno dei due. Non sono che uno strumento, di cui spero venga fatto buon uso. Questo portale è stato fonte di disgrazie negli ultimi tempi. Deve essere sigillato. Col dovuto rispetto, gli Jotun possono entrare ad Asgard da altre vie. Posso suggerirvi una soluzione più definitiva? Il tuo arrivo è stato una bella coincidenza, proprio alla fine di un brutale attacco. Sono giunto quando l'ho ritenuto opportuno. Ho vissuto tra i vostri nemici abbastanza da sapere quanto bramino la vostra caduta. Se dubitate, potrei offrirvi una dimostrazione. Una dimostrazione, sì. E se non dovesse impressionarci, disseremo la sua pelle come una vela. Accetterò questi termini a un'ultima condizione. Necessito di acqua dalla fonte di Urdr. Cosa sai della Sacra Fonte? È un luogo di grande potere e di magia vitale. Una sorgente spirituale. Sarà la sua acqua ad alimentare il vostro scudo. Penserò io all'acqua. Lui non si avvicinerà ai luoghi sacri. Loki, fermo. Andrò io alla fonte. Tu trova un luogo adatto alla sua dimostrazione. Non c'è problema, ci penserò io, Javi. I luoghi oscuri e umidi mi aggravano. Va col costruttore. Torna alla grande sala e porta buone notizie. Come desideri. Ok. L'offerta è interessante. Una strana coincidenza.